In tanti a Crotone hanno voluto rendere l'ultimo saluto al colonnello Gabriele Mambo, il comandante provinciale dei Carabinieri, morto prematuramente a soli 49 anni nel corso di una immersione in mare. L'alto ufficiale, che lascia la moglie e tre figli, era apprezzato da tutti, sia sotto il profilo professionale che umano. La dimostrazione plastica la si è avuta infatti nella chiesa di Santa Rita, strapiena per il rito funebre. Lunghissimo l'elenco delle autorità, ad iniziare dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzzi, il presidente della regione, Roberto Occhiuto, il procuratore distrettuale di Catanzaro, Nicola Gratteri, e quello di Crotone, Giuseppe Capoccia, con tutti i sostituti. Il prefetto, Maria Carolina Ippolito, il presidente della provincia, Sergio Ferrari, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e tutti i primi cittadini della provincia. Presenti centinaia di carabinieri giunti anche dai luoghi dove Mambo aveva prestato servizio, Campania, Puglia, Sicilia e l'intero reparto dello squadrone elitrasportato Cacciatori Calabria che il colonnello aveva comandato. La messa è stata celebrata dall'arcivescovo di Crotone Santa Severina, Monsignor Angelo Panzetta. Quello che mi ha colpito dall'inizio di Gabriele era intanto il fatto che lui, pur venendo a trovarmi, parlava poco di sé, ma ascoltava molto. Le parole erano misurate, ma sempre gentili, sempre per costruire. E ho avvertito sin dal primo momento non solo la ricchezza di valori, la ricchezza di umanità che segnavano il suo mistero personale, ma anche la passione educativa, perché poi negli incontri successivi l'argomento del nostro parlare era sempre la preoccupazione non solo di combattere il male con la forza, cosa che pure va fatto, ma soprattutto di combattere il male con le energie positive, dei valori e dell'educazione. La figura del colonnello Mambo è stata ricordata dal generale Pietro Salzano, comandante della Legione Carabinieri Calabria. E come ricordiamo il colonnello Mambo? Come un soldato, un carabiniere, un militare che in virtù del suo passato di servizio in reparti scelti, prima il Tuscane, poi lo squadrone riportato cacciatori, poi l'anticrimine in diverse parti d'Italia, aveva acquisito sia una competenza militare sia una competenza investigativa che a noi mancherà molto, perché questo territorio è un territorio molto difficile, molto complicato sotto tanti punti di vista, quindi chiaramente oltre a perdere un amico, un collega, abbiamo perso anche davvero un professionista che qui era davvero molto molto importante per noi.